traguardo del Giro di Romagna 1968 è appesa la maglia tricolore. Il campionato italiano in prova unica si assegna infatti sul traguardo della classica romagnola. Ecco il gruppo pronto alla partenza. È Franco Balmamion che mette in palio il titolo. Qui vediamo in azione Vittorio Dorni sul circuito dei Tre Monti di Imola. Un circuito che lo vedrà poco più in là campione del mondo. Ed ecco l'autodromo di Imola. Una corsa durissima, sotto il sole. Il gruppo sfilato passa l'autodromo. Qui invece vediamo i protagonisti di una fuga molto importante. Michele Dancelli in maglia Pepsi Cola. Poi Felice Gimondi in maglia Salvarani. Siamo sempre sui Tre Monti di Imola. Gimondi stacca Dancelli e prosegue tutto solo verso il traguardo, verso la sua prima maglia tricolore di carriera. Il bis, Felice Gimondi saprà accoglierlo 4 anni dopo sul traguardo del Giro dell'Appennino nel 1972. Ma vediamolo in piena azione, vediamo la sua grinta mentre si disseta, il suo coraggio, la sua carica, la sua potenza atletica lanciato verso il successo per distacco. Immagini che si commentano da sole. Erano gli anni in cui il campionato italiano aveva sempre uno stesso protagonista, Michele Dancelli, abbonato a questa gara, a questa prova unica, protagonista ad ogni stagione. Vinse il titolo nel 65, poi nel 66, arrivò secondo nel 67 e terzo in questa occasione. Ma ecco le ultime trionfali pedalate di Gimondi tra l'applauso della gente. Battuto al giro da Merckx e da Adorni, si prende una bella rivincita diventando campione d'Italia. La vestizione sul podio, la gente che lo applaude, le interviste di rito. Sulla maglia della Salvarani, Felice Gimondi indossa quella bianco-rosso-verde.